Buonasera, buonasera, in diretta su Rete 8 Sport alle 20.34. Si accendono nuovamente i riflettori sulla Serie B, anteprima a Pescara, naturalmente la nostra esclusiva, l'esclusiva di Rete 8 Sport, le interviste dal ritiro. Ma intanto il quadro completo degli incontri, perché domani il Pescara anticiperà in casa allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia contro il Frosinone, inizio ore 20.30. L'arbitro è stato naturalmente designato oggi, si tratta di Sacchi di Macerata. Il quadro completo degli incontri della terza giornata, abbiamo detto, Pescara-Frosinone domani alle 20.30, sabato giocheranno alle 15 Avellino-Foggia, Bari-Venezia, Palermo-Empoli, Ternana-Cesena, Ascoli-Novara, Provercelli-Cremonese, Entella-Spezia e Carpi-Salernitana. Domenica 10 settembre Parma-Brescia con inizio alle 17.30, mentre lunedì 11 settembre il consueto posticipo di fronte Cittadella-Perugia con inizio alle 20.30. Allora siamo prontissimi, andiamo con le nostre telecamere all'Hotel Dragonara, sede quartier generale della squadra biancazzurra. Domani dunque Pescara Frosinone. Il nostro Enrico Giancarli ha avvicinato Mamadou Koulibaly, due prove tutt'altro che esaltanti per il senegalese classe 99, che però domani potrebbe essere confermato nel cuore del reparto nevralgico dal tecnico Zdenek Zeman. Sentiamo Koulibaly. Si è sempre stato impiegato dal tecnico Zeman in questo inizio di stagione, Koulibaly. Domani Frosinone, partita molto dura sulla carta. Intanto come stai? Sto bene fisicamente, il mister mi vede ancora perché mi dà ancora un po' fiducia. Niente, ma io voglio migliorare, voglio fare tanto per la squadra. Quindi domani sì, sarà una partita dura, però speriamo che lo vinceremo noi. Zeman però in conferenza ha detto che Koulibaly è molto forte, qualità ne ha tante, però deve essere un po' più concentrato. Sì, è vero, perché io nella mia vita so così, sono un po' distratto di là, da destra, da sinistra, però è vero, mi devo molto concentrare per fare una bella e grande campionato. Mi devo concentrare tanto. Sei stato di parola, no? Perché io mi ricordo un'intervista che ti avevo fatto l'anno scorso, avevi detto resto a Pescara anche in Serie B. Hai firmato con l'Udinese, ma sei stato di parola, sei tornato. Sì, volevo ancora rimanere a Pescara perché mi trovo bene con la squadra, pure col mister. Mi trovo bene. A Udine, sì, ho firmato qua a Udine, mi hanno lasciato qua. Sono stato molto contento, però quest'anno sto a Pescara e devo fare di più, devo migliorare, devo fare una grande campionata per andare davanti. L'anno scorso aveva colpito molto la tua storia, no? È passato già più di un anno. Vuoi mandare un saluto a chi ti ha accolto a Montepagano? Perché l'anno scorso siamo andati a casa a trovarli ed erano col sorriso a 32 denti quando si parlava di Mamadou. Sì, io li saluto di passaggio perché sono stati di bravissima persona, hanno fatto tanto per me. Posso dire che senza di loro non lo so quale momento devo arrivare a questo punto che sto per ora, e quindi sono molto contento. Ultima cosa, sappiamo che sei sempre molto sincero nelle risposte, chi vincerà questo campionato? Questa partita secondo me vinceremo noi perché siamo una bella squadra, siamo... No, io dicevo il campionato di Serie B. Io lo auguro che noi lo vinciamo. Così dunque Mamadou Koulibaly, che potrebbe essere anche confermato nel cuore del reparto nevralgico. Allora entriamo proprio nel dettaglio tecnico con la presentazione della partita Pescara-Frosinone. Domani inizio ore 20.30 l'arbitro e Sacchi di Macerata. Naturalmente le probabili formazioni e i brani più significativi delle conferenze stampa dei due tecnici Zeman e Moreno Longo. Vi ricordiamo anche gli assenti del Pescara: Campagnaro, Fornasier, Latelat, Mancuso, Elis, Salde e Selasi. Prima convocazione per Berbovo, che però comincerà dalla panchina. Tornano a disposizione Del Sole e Capone dopo i rispettivi impegni in nazionale. Del Sole con l'Under 20, Capone con l'Under 19. Vediamo.
Alti e bassi di inizio stagione, assolutamente normale quando il rinnovamento è così profondo. E allora non c'è da sorprendersi ma neppure da scoraggiarsi. Di certo il Pescara deve diventare squadra, non è ancora brillante sul piano fisico per alzare ritmo e intensità. Sappiamo tutti quanto questo aspetto sia importante nel verbo zemaniano. Recuperare palla in zone alte del campo, tenere l'avversario il più lontano possibile dalla propria area di rigore. Il problema è tutto qui. La conferma nelle parole del boemo che dice: si impara a 70 anni, figuriamoci a 20 o a 30. I terzini sono più bravi ad attaccare che non a difendere, i centrali non sembrano proprio adatti ad interpretare, diciamo, il suo calcio. Per caratteristiche non hanno una grande capacità, e uso un eufemismo, di accorciare in avanti. Come si fa? O cosa si fa? Come si fa? O imparano a accorciare o il resto della squadra impara a pedalare dietro. Ma due sono le cose, io preferisco la prima. Poi vorrei molto più corta, e di solito molto più corta dipende dai difensori, se riescono a seguire centrocampo attaccanti. Noi forse per spavento gli ultimi si staccano dietro, si lascia spazio alla squadra avversaria. Il difensore si spaventa sempre di qualcosa, sono spaventati da nascita, e più si spaventano più la allungano. Si impara a 70 anni perché non si può imparare a 30. E poi alcune considerazioni sui singoli: Koulibaly, Pettinari, Ganz, Ben Ali, Proietti e Brugman. Il giocatore di fisico e di corsa, ci sono giocatori di fisico e giocatori tecnici. Lui purtroppo sia nella prima che nella seconda partita ha sbagliato alcune pare facili tecnicamente, no? perché non è giocatore. E quindi si deve concentrare di più su quello. Pettinari è centravanti che si muove e che c'ha fisico. Io ripeto, noi finché non riusciamo a giocare più pulito mi serve in questo momento più di Gans. Io sono convinto che non può fare centrocampista, nel senso che non ha il senso di posizione. A lui ci piace correre dove corre. Centrocampista non se lo può permettere. Poi Brugman e Proietti mi stanno bene, magari vorrei che la squadra sfrutta più la posizione di Proietti che ci gioca poco, invece io ho bisogno di un regista che riceve la palla e poi la smista pulita, e lui è capace. So che se non ce la danno non lo fa vedere. Per caratteristiche Brugman e Proietti ci pestano un po' i piedi, mister? Ma no, perché Brugman specialmente le ultime partite ha giocato molto più largo, quindi molto più lontano, invece se stanno più vicini penso che si aiutano e possono giocare insieme meglio. Arriva il Frosinone di Moreno Longo, cui afferma Zeman spetta di diritto il ruolo di favorito alla vittoria del campionato. Senza dubbio un vantaggio l'assenza per la squalifica di Federico Dionisi. È una favorita perché ci sono documenti, nel senso che l'anno scorso sono arrivati alla pari con Verona, che è salito in A e hanno cambiato poco. E quindi ci spetta il ruolo di favorita oggi. Dionisi fa gol da tempi di Celano, e quindi uno manca e per me è vantaggio nostro, speriamo di riuscirlo a sfruttare. D'altra parte, come punta hanno Ciofani, che anche lui è abituato a fare gol, c'è l'esperienza. Fuori Latelat, Mancuso, Fornasier, Campagnaro, Elisalde, Selasi, il probabile 11, l'ex Pigliacelli, tre pali in difesa, Zampano, Coda, Perrotta e Mazzotta, altro ex, centrocampo Koulibaly, Palazzi, Proietti, Brugman, davanti il tridente del sole Pettinari, Benelì. Come già ricordato, Frosinone privo di Dionisi e dell'ex Soddimo causa squalifica. 3-5-1-1 il sistema di gioco, Bardi, tre pali, Ariaudo, Terranova e Krajnc, trio di centrali di difesa,
particolarmente abili sui palloni alti. L'ex Matteo Ciofani è uno tra Crivello e Beghetto sulle fasce. Paganini, Maiello e San Marco nel cuore del reparto nevralgico. Ciano sulla tre quarti a ridosso del temutissimo ex Daniel Ciofani. Il tecnico Moreno Longo. Le squadre di Zeman hanno delle ricerche ben precise, una squadra che gioca molto bene sulle catene esterne, a cui dovremo prestare particolarmente attenzione. Stiamo parlando di un 5-1 e un 4-2, quindi sempre risultati davvero abbastanza roboanti. Sotto questo aspetto, secondo me, quando ci sono troppi gol da una parte o dall'altra, qualcosa comunque non ha sempre funzionato nella maniera corretta. Quindi in questo dovremmo essere bravi, qualora il Pescara ci dovesse concedere delle occasioni, ma soprattutto dovremmo stare anche attenti, perché il Pescara quando attacca non fa così tanti gol per caso, perché attacca con tanti uomini e lo fa con dei tempi e dei movimenti corretti. Così dunque Moreno Longo, 20:44, ci fermiamo per qualche istante, linea che torna a Roberto Cherchi. 20:45, anteprima Pescara, continuiamo a parlare di questa vigilia del match Pescara-Frosinone domani ore 20:30, stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, e torniamo a questo punto con le nostre telecamere all'Hotel Dragonara, sede del ritiro, quartier generale del ritiro del Pescara, al microfono di Enrico Giancarli, l'attaccante Pierluigi Cappelluzzo. Cappelluzzo, il Frosinone nell'anticipo, una delle squadre candidate al salto di categoria e che ha iniziato molto bene la stagione. Pescara, possiamo già dire, è vietato sbagliare? Beh, dai, siamo solo all'inizio adesso, quindi è ancora molto presto per dirlo. Però comunque dobbiamo riuscire a fare una bella partita, perché il Frosinone è una grandissima squadra, lo sappiamo. Però appunto noi dobbiamo fare del nostro meglio. Peserà per il Frosinone molto l'assenza di Dionisi? Sicuramente, Dionisi è un bel giocatore, e quindi è un'assenza importante per loro, però comunque anche il resto della squadra sicuramente non farà sentire la sua assenza. Zeman questa mattina in conferenza ha detto una frase molto importante: voglio una squadra spregiudicata. Cosa vi ha detto a voi? Beh sì, il mister sappiamo quello che vuole da noi. Appunto, sì, sicuramente vorrà una squadra pronta a lottare con tutti, e noi dobbiamo fare quello che vuole lui. Si è parlato molto di Pettinari, si è parlato molto di Gans che vuole levare la maglia da titolare a Pettinari, ma c'è anche Cappelluzzo che vuole giocare, no? Correggimi se sbaglio. No, non sbagli, cioè, certo. Penso chiunque voglia giocare. Io sto cercando di dare tutto e quindi voglio tornare a giocare, cioè nel senso, perché comunque negli ultimi 2 anni ho fatto un po' di fatica, però spero di trovare più spazio quest'anno. Così dunque Pierluigi Cappelluzzo, attaccante del 96, prestito dalla Verona, naturalmente cerca spazio. Pierluigi Cappelluzzo, che ha già giocato nel Pescara 2 anni fa, una quindicina di presenze ed un gol contro l'Ascoli nella stagione che ha riportato dopo qualche anno il Pescara in Serie A con Massimo Oddo in panchina. Sono le 20:48, continuiamo a parlare della vigilia di questa partita. Allora, la scheda precedenti, alcuni dei precedenti tra Pescara e Frosinone che sono disputati in Abruzzo. Vediamo. Dagli anni 50, 10 precedenti in Abruzzo tra Pescara e Frosinone. 5 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta. Stagione 2006-2007, settima giornata di Serie B. Sulla panchina biancazzurra, debutto amaro per Aldo Ammazzalorso, sostituto di Davide Ballardini. I ciociari dell'ex Ivo Iaconi si impongono con il più classico dei risultati. Apre le marcature di Nardo, dal dischetto irritante il penalty del possibile pareggio calciato da Marco Ferrante. A 6 minuti dall'epilogo, il raddoppio ospite firmato da Lodi con questo sinistro chirurgico. 20 aprile 2011 finisce 1-1, Masucci sblocca su azione di contropiede, ma all'ultimo respiro, quarto minuto di recupero, ci pensa il sindaco Marco Sansovini, che sfrutta un rimpallo in area, controllo e destro preciso, mortifero, che evita il KO interno all'11 di Eusebio Di Francesco. Stagione 2014-2015, gran secondo tempo del Pescara di Marco Baroni, perentorio 3-0 al team di Roberto Stellone, che affida
fine stagione centrerà una storica promozione in Serie A. Primo gol di Federico Melchiorri, 2-0 sul rigore di Pippo Riccardo Maniero, tris di Pasquato, portiere del Frosinone, Mirko Pigliacelli. Sowe cerca l'affondo, viene fermato da Ciofani, palla indietro per Pasquato, destro, rete, fantastico gol, Cristian Pasquato, il destro chirurgico a giro, Pescara 3, Frosinone 0. E da ultimo Coppa Italia 13 agosto 2016, 2-0, doppietta di Valerio Verre. Attenzione, spunto di Benalì, 16 metri, il tiro, rimpallo, Verre, rete, Pescara in vantaggio. Insomma, abbiamo rivisto qualche precedente, non ne sono tanti in realtà, tra Pescara e Frosinone, disputatisi in Abruzzo una sola sconfitta per il Pescara nella stagione 2006-2007, 0-2, avete visto anche nel filmato, era l'esordio sulla panchina, tra l'altro infausto per Aldo Ammazzalosso, che aveva rilevato la gestione Ballardini, era la settima giornata, i gol di Di Nardo e Lodi in quella partita, come avete visto, sull'1-0, la grande opportunità di riequilibrare le sorti del match da parte del Pescara con Ferrante, che insomma ha calciato un rigore, come abbiamo detto nella scheda, irritante, colpì la traversa, uno scavino tentato nei confronti del portiere avversario. Frosinone, che era allenato all'epoca da Ivo Iaconi, che aveva centrato la storica promozione in B l'anno precedente. Allora diamo uno sguardo alle probabili formazioni, rivediamo un po' quello che potrebbe essere, vediamo quello che potrebbe essere domani sera allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia per quanto concerne i rispettivi 11. Allora il Pescara con Pigliacelli, tra altro ex della partita, come detto nel 2014 con Baroni in panchina a Pescara, il Pescara riuscì ad infliggere un 3-0 perentorio al Frosinone, allenato da Roberto Stellone, che poi avrebbe centrato la promozione in Serie A. Un gran secondo tempo con i gol di Melchiorri sul rigore Pippo Riccardo Maniero e poi il tris di Pasquato. Pigliacelli difendeva proprio la porta del Frosinone, dunque Pigliacelli tre pali, Zampano, Coda, Perrotta e Mazzotta comporre il reparto arretrato, dovrebbe essere confermato insomma il pacchetto dell'ultima partita, la partita in Fausta giocata a Perugia, 4-2 il verdetto finale, anche se oggi nella seduta di rifinitura Zeman ha impiegato sulla destra Crescenzi e a sinistra Mazzotta. Poi a centrocampo, attenzione, perché sembravano in ribasso le quotazioni di Koulibaly, però oggi ha parlato in modo chiaro Zeman, insomma parole che non hanno suonato come una bocciatura per Koulibaly, che potrebbe essere a questo punto confermato. Gli insidia la maglia Palazzi, Proietti e Brugman naturalmente sono confermati nel cuore del reparto nevralgico, Proietti metodista, Brugman mezzala sinistra, e poi c'è il rientro di Del Sole, è arrivato il visto di esecutività lunedì scorso, dunque trasferimento perfezionato dalla Juve al Pescara in prestito sino al termine della stagione, aveva saltato per motivi di natura burocratica proprio la trasferta di Perugia. Del Sole con Pettinari è stato molto chiaro, Zeman ha detto che in questo momento è più utile la causa rispetto a Ganze, e poi Benalì confermato a sinistra. Per Zeman Benalì non è un centrocampista perché non ha il senso della posizione, così testuale il tecnico boemo che avete sentito prima nel servizio di presentazione. Uno è un giocatore che ama girare per tutto il campo, ama correre, dunque insomma Zeman lo vede soprattutto esterno d'attacco, a destra, a sinistra, indifferentemente. Questo l'11 probabile, naturalmente siamo nel campo delle supposizioni, ma Zeman ci abitua a continue sorprese. Vediamo invece quale potrebbe essere lo schieramento del Frosinone a punteggio pieno, lo ricordiamo, vittoria a Vercelli 2-0, tra l'altro era l'ex Moreno Longo che ha guidato attivamente la Pro Vercelli lo scorso anno, l'ha portata alla salvezza senza patemi d'animo. Moreno Longo è un tecnico promettente, insomma un tecnico che è molto giovane, che ha allenato anche le giovanili del Torino, la primavera granata. Lo scorso anno, come detto, un ottimo campionato alla guida della Pro Vercelli, quest'anno l'opportunità insomma di disputare un campionato di vertice con un Frosinone che lo scorso anno ha davvero buttato alle ortiche la promozione diretta, ricorderete tutti a Benevento insomma il gol realizzato da Ceravolo che impedì al Frosinone di salire direttamente in Serie A, poi nei playoff venne eliminato proprio dal Carpi. Questo è il probabile 11, Bardi tre pali, 3-5-1-1, Ariaudo, Terranova e Krajnc, trio di centrali di difesa. È una difesa, una retroguardia molto solida,
magari non è molto, diciamo così, rapida nei movimenti, però sono giocatori abili soprattutto sui palloni alti, quindi bisognerà stare attenti soprattutto sui calci piazzati, con Terranova che salta molto bene, ma lo stesso Krajnc, lo sloveno, classe 1994, in prestito dal Cagliari, ma anche Ariaudo che ha una grande esperienza, un classe 89. Poi a centrocampo gli esterni sono Matteo Ciofani, tra l'altro uno degli ex di questa partita, è cresciuto nel Pescara, ha giocato anche nell'Angolana, classe 88. Dall'altra parte Crivello, si è allenato poco in settimana per un problema di natura muscolare, nessuna lesione, è stato convocato da Moreno Longo, gli insidia al posto Beghetto che arriva dal Genoa, ex terzino sinistro della SPAL, lo scorso anno ha vinto il campionato. Poi Maiello è il regista davanti alla difesa, gli interni Paganini e San Marco. Paganini, insomma, è un giocatore a cui bisogna stare molto attenti perché a gamba, è un giocatore di talento, buona tecnica, un classe 93, viene reduce da un infortunio al ginocchio, ma adesso si è rimesso alla grande, tra l'altro anche segnato nella trasferta di Vercelli nella prima giornata. Paganini, ecco, questa è l'opzione, potrebbe essere un 3-4-3 alla fine per lo sviluppo della partita, perché Paganini è un uomo di fascia, un calciatore di fascia, ripetiamo, che ha gamba, che ha l'allungo, che ha la progressione e potrebbe anche giocare con Ciano e Daniel Ciofani in attacco. Appunto Ciano, trequartista di grandissima qualità, faceva parte anche della lista presentata da Pavone in estate per la lista della spesa, la definirei così, Ciano, ma poi il Frosinone l'ha spuntata. Daniel Ciofani, un altro giocatore che non ha bisogno di presentazioni, negli ultimi anni si è consacrato proprio a Frosinone, viene dal settore giovanile del Pescara, nel Frosinone 150 presenze dal 2013 e 55 gol, ha anche giocato in Abruzzo nel Celano, naturalmente l'assenza pesante è legata proprio a Dionisi, Federico Dionisi, per la squalifica, sconterà la seconda delle tre giornate di squalifica che gli sono state inflitte dopo l'esordio di Vercelli, una reazione punita con tre giornate, sconterà la seconda e naturalmente questa è un'assenza pesante perché Dionisi è un giocatore che fa la differenza, lo ha dimostrato in questi anni, Federico Dionisi che ha un passato in Abruzzo nelle fila del Celano dal 2007 al 2009, tra l'altro anche sfiorato di un niente la promozione nell'allora campionato di prima divisione, l'attuale Serie C, la finalissima, la doppia finale contro il Real Marcianise, l'allenatore era Giacomo Modica. Non so se abbiamo l'opportunità di metterci in contatto con Giovanni Tontodonati, collega del quotidiano Il Centro, c'è Giovanni? Sì, sì. Carissimo Giovanni, grazie, grazie perché stai lavorando, stai chiudendo naturalmente le pagine, stai ultimando gli articoli, ecco, ti chiederei subito se c'è qualche novità dell'ultima ora. Ma non credo che ci sia qualche novità per quanto riguarda il Pescara, per quanto riguarda il Frosinone credo che Crivello sia out, quindi giocherà Peghetto come esterno sinistro. Quindi anche se è stato convocato però. Non credo che sia stato convocato, almeno invece... quello mi hanno detto i colleghi da Frosinone, non so se sul sito sono stati pubblicati, però ci hanno detto che giocherà Beghetto a sinistra. Vabbè, comunque gioca Beghetto. In ogni caso due calciatori comunque entrambi molto bravi secondo me per la categoria, forse Crivello un po' più abile in fase difensiva rispetto a Beghetto che spinge molto, c'è un bel sinistro, peraltro era stato anche un obiettivo del Pescara qualche mese fa. Sì, infatti. Per quanto riguarda il Pescara, Massimo, qualche dubbio c'è, però Zeman, insomma, di solito quella squadra che prova durante la rifinitura poi la ripropone il giorno della partita, quindi ci aspettiamo un contridente formato da Del Sole, arrivata la documentazione, quindi il visto di esecutività dovrebbe giocare a destra, poi Pettinari ancora una volta preferito a Gans e Benalì come esterno sinistro. Come esterno sinistro, quindi insomma non ci sono grandi sorprese per quanto riguarda l'undici che scenderanno domani in campo, per quanto riguarda appunto naturalmente il Pescara. Oggi Zeman è stato molto chiaro, vuole una squadra spregiudicata, ha chiesto ai difensori, ha esortato i difensori ad accorciare sempre in avanti la linea difensiva alta, insomma Zeman è tornato a dire le cose, no? Per come lo conosciamo.
con grande chiarezza. Sì, sì, no, peraltro erano i dubbi, gli interrogativi che avevamo sollevato, Massimo, anche tu ne hai parlato spesso nelle tue schede di questa difficoltà, no, della difesa ad accompagnare l'azione. Questo è uno dei problemi principali che ha questa squadra, che lo ricordiamo è profondamente rinnovata, quindi dovrà trovare secondo me ancora una precisa identità. L'interrogativo maggiore secondo me si riferisce proprio alle caratteristiche dei difensori, sì. Cioè, saranno capaci i vari Bovo, Campagnaro, Coda a rispettare le consegne dell'allenatore, che poi è una linea difensiva alta? Zeman ha detto sì, si può imparare anche a 70 anni, figuriamoci a 30, ha risposto con una battuta il boemo. Io ho qualche dubbio, perché è un giocatore che ha trascorso 15-20 anni di carriera giocando in modo diverso, con un atteggiamento tattico diverso, insomma non credo che possa cambiare da un momento all'altro. Sì, magari tra un po' di tempo vedremo anche Povo, Coda o Campagnaro accompagnare l'azione offensiva del Pescara, non lo so. Sicuramente bisognerà tenere il più lontano possibile gli attaccanti del Frosinone dall'area di rigore, perché poi insomma conosciamo Ciano, che è un abilissimo trequartista. Ciofani non ha bisogno di presentazione, ma anche Paganini, perché qui c'è anche l'opzione Paganini, che magari potrebbe affiancare Ciano e Ciofani in attacco in fase di possesso. Insomma, le insidie sono tante. Intanto ti dico che è stato svelato l'arcano per quanto riguarda la lista dei convocati. È vero, adesso non c'è Crivello, ma è stato depennato dalla lista negli ultimi minuti. È stato depennato, te lo assicuro. Perché ho parlato con un collega di Frosinone che mi ha detto che non è stato nemmeno convocato, ha quasi smaltito l'infortunio, però probabilmente non aveva intenzione di rischiarlo, intenzione di rischiarlo lungo, e quindi giocherà Peghetto a sinistra. Quindi errore di comunicazione, difetto di comunicazione, diciamo così, dell'area comunicazione del Frosinone di calcio, ma può capitare, ci mancherebbe. Dunque Crivello non è stato convocato, giocherà sicuramente Peghetto. Sono le 21 in punto, noi ci lasciamo qui. Grazie Giovanni. A te un saluto a tutti voi. Grazie ancora Giovanni Tottodonati del quotidiano Il Centro. Vi ricordo alle 21:30 il consueto format di Pierluigi Basile su Rete 8 Sport a tutto campo, naturalmente ospiti Walter Nerone, Luigi Alboremascia, Nicola Marini, Vincenzo Minguzzi e Daniele Becci, presidente della Camera di Commercio di Pescara. È tutto, grazie e buona serata.